Questa cerimonia si svolge in un momento particolare rispetto alla quale occorre delineare il contesto. Ad ottobre si è celebrato il Congresso Nazionale Forense, poi vi è stata la sessione ulteriore di Roma, entrambe le sessioni caratterizzate da due mozioni approvate senza discussione. A Roma tutti ricordano il momento legato all'approvazione per acclamazione e l'intervento dell'organismo congressuale forense per la votazione sulla mozione sulla giurisdizione. Poi vi è stata anche la pronuncia della Corte di Cassazione per quanto riguarda il limite del doppio mandato dei COA. Adesso siamo alla vigilia della udienza dinanzi alla Corte Costituzionale, dove si discuteranno le ordinanze con cui il Consiglio Nazionale Forense ha rimesso le questioni di legittimità relative alle norme sul doppio mandato. Ecco, questo è il contesto nel quale si aggiunge anche tutta la vicenda legata agli ineleggibili, agli incandidabili in tutti gli ordini circondariali. Se dobbiamo guardare al discorso del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, possiamo notare alcune cose. Innanzitutto, nessun riferimento all'avvocatura, nessun riferimento allo stato dell'avvocatura. In secondo luogo, nessun riferimento alle riforme del Codice di Procedura Civile e di quello penale, nessun riferimento a quello che è lo stato dell'arte circa la sorte e lo stato della legge ordinamentale del 2012. È stato un discorso di ampio respiro, se vogliamo, che ha ricalcato quello dell'anno scorso senza apportare alcuna novità, ma in realtà l'unico messaggio che conteneva il discorso del Presidente del Consiglio Nazionale Forense riguardava l'avvocato nella Costituzione, primario ed unico obiettivo di questa nuova legislatura del CNF. Si predica il dialogo, si predica il confronto e poi all'interno dell'avvocatura manca sempre il confronto. A Catania non vi è stata discussione sulla mozione dell'avvocato in Costituzione, a Roma vi è stato il tentativo di annullare qualsiasi discussione sulla mozione sulla giurisdizione, non erano presenti gli avvocati e quindi un'avvocatura istituzionale dalla doppia personalità, da un lato predica il dialogo, dall'altra nega il dialogo all'interno dell'avvocatura. Poi vi è stato il discorso del Ministero della Giustizia, anche qui sicuramente uno sguardo un po' più ampio che ha guardato la professione e il Ministro ha dato atto di due tavoli, uno sull'accesso e sulla rivisitazione dell'esame di Stato, l'altro sulle specializzazioni, entrambi tavoli che vedono protagonista, sentendo il Ministro, unicamente il CNF. Non sono state ascoltate le associazioni, non sono stati ascoltati gli ordini, non sono stati ascoltati gli avvocati. Tutti, anzi nessuno, conosce l'esito, il contenuto, le prospettive e le proposte di tavoli su accesso, esame di Stato e di specializzazioni. Poi si fa riferimento anche ai codici di procedura civile e ai codici di procedura penale. Siamo in attesa, ormai sono 6 mesi, di due disegni di legge delega. E anche qui poi il Ministro un attimo si è soffermato sull'avvocato in Costituzione, considerandolo obiettivo primario e addirittura leggendo con commozione un passaggio della proposta che poi è del Consiglio Nazionale Forense. E qui mi sia consentita, se vogliamo, una nota polemica. Nel senso che il Ministro della Giustizia è un ministro che, al pari di tutti gli altri ministri, giura al momento dell'assunzione dell'incarico sulla Costituzione, dichiarando la sua lealtà, la loro realtà alla Costituzione. La Costituzione quindi prevede la separazione dei poteri e poi assistiamo ad un passaggio dove si vuole introdurre all'interno della Costituzione un soggetto, il Consiglio Nazionale Forense, che è tutto il contrario di quanto stabilisce la Costituzione, sulla quale il Ministro della Giustizia, al pari degli altri ministri, hanno giurato. Quindi c'è da chiedersi se il progetto sia stato veramente letto, ovvero se sia stata effettivamente e compiutamente letta la legge ordinamentale del 2012, perché altrimenti non si capirebbe questa insistenza sulla contraddizione tra separazione dei poteri sancita nella Carta Costituzionale e accentramento dei poteri sancito nella legge professionale. La sensazione che ho percepito è che nel corso di questa cerimonia ci sia stato uno scambio di messaggi tra il Ministero della Giustizia e la massima istituzione forense su quello che è l'obiettivo rivendicato dal Consiglio Nazionale Forense, quale l'avvocato
collocato in Costituzione e quelli che sono gli obiettivi del Ministero della Giustizia. E quindi una sorta di dialogo a due su riforme, su giustizialismo, su garantismo, su avvocatura, su accesso, assenti gli ordini, assenti le associazioni in questo dibattito. Ecco, magari nell'ambito delle cerimonie che si svolgono all'inizio gennaio presso tutte le corti d'appello assistiamo ad un'analisi dello stato della giustizia, di quelle che sono le carenze della magistratura, lo stato dell'arte circa la giustizia civile e penale nel nostro paese, circa la carenza di organico. Ecco, quando si parla di avvocati, quando si tratta di una cerimonia di inaugurazione presso il Consiglio Nazionale Forense, magari ci saremmo aspettati almeno due parole o più di due parole sull'avvocatura, sul suo stato, su quelle che sono le prospettive alle quali nessuno accenna.